Uccidiamolo come si deve stavolta. Non potevate sopportare il vostro fallimento. Dove vi ha condotto? Di nuovo da me. Pensavo che eliminando metà della vita, l'altra metà avrebbe prosperato. Pensavo che eliminando il brutto gioco, le cose fossero cambiate. E invece siamo tornati esattamente dove eravamo finiti 2 anni fa. Allegri bis. Cosa ne pensi, Alessio? Cosa ne pensi? L'ho già detto. Detesto fare questi video stagioni in corso. Però mi guardo intorno. Una vocina dentro di me dice: Ale, sei l'unico coglione che non ne parla. Tutti ne parlano, tutti ne parlano. Sti cazzi, sbatte i cazzi, no? Del fatto che c'è un Andrea Pirlo che sta finendo una stagione da quarto classificato. Forse, se tutto va bene, potrebbe andare lentamente verso un degrado. E chissà cosa ne sarà il nostro futuro senza questa stagione. Perché questa stagione ti porta al futuro. Ti porta sicuramente a poter puntare a un allenatore che riprende una squadra e la riallena in Champions League. Però sono anche a favore di quelli che dicono: cos'è che non dovrebbe fare Pirlo? Non ha gli stimoli. I milioni che gli danno a sti giocatori, dov'è? Dov'è la morale sullo stimolo? Milioni di persone muoiono di fame, ma non è il contesto giusto per parlarne. Parliamo di calcio, siamo una squadra che capeggia la Superlega, quindi mi dovrei tirare indietro da questo concetto. Detto questo, ragazzi, favorevole o contrario? OneFootball, primo link in descrizione, applicazione completamente gratuita, scaricabile nel primo link in descrizione per iOS e Android. Che vi tiene aggiornato, tenendo state calci tutte quelle che sono le nostre indiscrezioni sul futuro di Allegri, perché adesso si pianifica la stagione ormai fallimentare, cercando di inseguirne un'altra vincente, la 2021-2022, quella che avrà questa maglia e quella che non avrà questa maglia, perché è palese. Arrivare a prendere Allegri, in 5 parole, vuol dire: Cristiano Ronaldo ha fallito. Il progetto di Ronaldo è fallito. Perché se Allegri è vero che ad Agnelli nel 2019, a maggio, disse ad Agnelli: CR7 sta bloccando la crescita di squadra e società, liberati di Ronaldo. Dopo che l'hai preso, dopo 7-8 mesi, vuol dire che tu già lì hai proclamato un qualcosa che, punto primo, per orgoglio la società non voleva ammettere. Cioè, scusami Max, ma io ti prendo un giocatore che ha vinto 5 palloni d'oro. Mi spieghi tu perché non accetti Cristiano Ronaldo? Perché dopo la partita con l'Ajax ti fece così? Caga sotto? Quindi lì te la sei bella sul personale. Chi ha vinto questa battaglia? Max Allegri. Con il silenzio, con l'attesa e con i fatti. L'ha vinta lui questa battaglia. La società non lo voleva ammettere, che comunque tu cosa fai? Prendi Ronaldo e dopo un anno lo vendi. Ma lo sai che Ronaldo è un'azienda. Alla domanda che hanno fatto ad Allegri allo Sky Club: chi è più forte tra Messi e Ronaldo? Messi è il più forte, Ronaldo è il più grande. E questa domanda già ti dice tante cose. Nel senso che il più grande vuol dire la più grande potenza economica e finanziaria che possa far smentire le volontà di un allenatore, messo in secondo piano per quelle che sono state le scelte di una dirigenza, di Paratici, di Nedved, che hanno osannato questo colpo e l'hanno ritenuto giusto, portando via Marotta, che adesso, guarda un po', si parla di un suo possibile ritorno. Però vi dico una cosa, non è che sia tutto dovuto, eh? Non è che te schiocchi le dita, ritorna Marotta. Oh, stiamo calmi, perché qua si pensa già che tutto sia dovuto, tutto sia fatto, tutto sia scritto. Di certo i rapporti tra Agnelli e Allegri sono comunque intimi, e di certo dico solo una cosa: se torna Allegri, come fa a restare Paratici? E Ned, che sono stati i primi a volerlo mandare via, come siamo stati i primi a spingere una sua partenza? Io compreso. A tanti altri influencer juventini che seguite. Cioè, eravamo arrivati a un punto in cui tutti noi non lo volevamo. Perché volevamo imparare a danzare nella nostra mente, come fanno le più grandi squadre europee, danzare con una gamba. Ma che mi serve sta gamba? Io cosa me ne faccio di danzare con 2 gambe davanti ai più grandi giudici europei con il voto? Sei, non mi basti, voglio imparare a danzare con una gamba. Ed eccolo qua, Sarri. Oh, e si rompe una gamba. Perché comunque a Sarri non abbiamo comprato i pattini. Arriva Pirlo! E naufraga subito. Questo è un po' un paragone che io, con toni poco professionali, perché io, ragazzi, su YouTube, se devo fare il professionale, insomma, noi prendiamo anche un pochino, io prendo almeno un pochino come personaggio, come persona, le distanze da tutti questi discorsi professionali, e provo a farvelo capire in poche parole.
Ritornare a prendere Allegri vuol dire essere poco orgogliosi, vuol dire ammettere di aver floppato clamorosamente tutto quanto. Quello che vi sto per dire sa di un po' una cosa triste, sa di un po' di ammissione della realtà. La Juve è una squadra, è un'azienda che in base ai risultati fattura, cambia, ci sono bilanci, bisogna affidarci a un personaggio, un allenatore che ti sappia portare i risultati e gli altri devono assecondare questo mister. E quindi per questo ritornerebbe Marotta, la sua spalla destra, il suo esecutore, la sua volontà era quello che bene o male Marotta gli portava sempre, tranne Ronaldo, e da lì sono cominciati i primi tasselli. La Juve è una squadra, tale azienda, che non ha pazienza, che vuole vincere, non accetta un'attesa, non accetta i periodi bui. La Juventus ormai è questo, perché se tu prendi Allegri e non guardi in faccia nessun altro, vuoi questo. È la tua oasi sicura, la tua zona di comfort zone, cioè è la tua comfort zone Allegri, dove non ti sbagli. Tornerai a pattinare molto bene con due gambe, perché con due gambe la Juventus faceva il suo percorso, poi arrivava magari alla fine e non riusciva a essere a pieni voti in Europa, dove lì si pattina con una gamba e i voti erano tutti negativi. Però attualmente con una gamba non sappiamo pattinare perché non abbiamo né le rotelle e non sappiamo nemmeno fare un rettilineo. 4 quarti di finale su 5 raggiunti con Allegri in Champions League. 0 su 2 in 2 anni post Allegri. Questa è spietata come frase, però è quanto mai vera. La Juventus insegue il suo DNA, la sua frase portante, quella che ormai abbiamo urlato inaugurando un nuovo stadio. Vincere non è importante, ma è l'unica cosa che conta. Noi tifiamo questa squadra qua che ha questa frase qua. Questa frase, Allegri, la porta alta come uno chef ti può portare la sua pietanza preferita, 5 stelle, in un ristorante, con il vapore che esce. E tutto quello che c'è dentro il piatto, è tutto quello che ha Juventus, che ha rappresenta in quella frase. Quindi, dovremmo fare un passo indietro, dovremmo accettare quello che verrà. Sento già dire, se torna Allegri non guardo più la Juve. La Juventus se prende Allegri, con poco orgoglio ammette, perché bisogna avere poco orgoglio per riprendere Allegri, ma non siamo affrontando una relazione tra uomo e donna, non bisogna inseguire una donna che ti dice no, mi hai lasciato, di cazzi tuoi, sono errori, non torno sui miei passi. E qualsiasi cosa che verrà, certo questa è la principale. I colori sono il bianco e il nero, no? Giusto? Il logo è sempre lo stesso, si guarda sempre quella squadra e si tifa sempre quella. Quello che verrà, verrà. È ovvio che a questo punto vi dico che se la squadra ha questo DNA, se vogliamo vincere e non sappiamo aspettare, va bene Allegri, portatemelo per favore. A sto punto sì. Quindi sono rassegnato anch'io. Sono rassegnato. Non sono favorevolissimo, strasorridente. Sono rassegnato. Riportatemelo. Quindi Max, sii bravo. Perché chi tu allenerai non ce l'avevi l'anno scorso. Non ce l'avevi 2 anni fa. C'hai solo Quadrado. C'hai solo gente che a fine ciclo, tipo Chiellini, tipo Ronaldo, Dybala dovresti riportarli in mezzo al progetto, c'avevi Bentancur, c'hai Bernardeschi, sono 5 giocatori di cui alcuni sono in vendita, e tipo Bentancur, mi viene da dire, ha vissuto con te il peggiore momento alla Juve, perché io e Bentancur abbiamo visto con Sarri, quindi vedremo anche lui cosa saprà fare in questo mercato, come saprà accogliere giocatori come Rabiot, Ramsey, Kulusevski mi spaventa, perché la gestione dei giovani con Allegri l'ha potuto vedere poco, Kane e Spinazzola purtroppo poco tempo, però Allegri è uno che ti prende le bra, il Matuidi, il Khedira, e se li conquista con i risultati, ti prende i campioni del mondo, tedeschi, francesi, perché lui sul campo ti ha preso i quarti di finale di Champions, ti ha riportato la Juve a essere una squadra ambita da chi ci arriva, perché i grandi giocatori vogliono arrivare alle grandi squadre in questo momento, per ritornare grande serve soltanto chi ti ci ha reso grande anche a livello europeo. Il primo su tutti che ci ha reso grande è stato Conte, il secondo che ci ha continuato a elevarci al quadrato è stato Allegri. Vi saluto e domenica se ti fa Udinese, no, se ti fa Juve, perché c'è sia mai, qua si va conto anche alla propria squadra, perché molti non vorrebbero più vederla nonostante l'arrivo di Allegri. Ma cosa dite? Ma cosa dite?